È qui con noi, allora, visto che c'è Socialists Democrats. Aspetta, il plurale. Posso dire una cosa? No, visto che ci hai appena detto Beppe Grillo. Ma posa il microfono, per favore. Posa il microfono, stiamo qui, insomma. No, dico, dai, visto che mo ci hai detto che il tuo amico fa il compleanno con te, Stefano, no? Stefano, 33 anni, sì. No? L'anni di Cristo, si dice, no? Ha chiuso il microfono. No, no, che chiuso. Volevamo fare. Ma è censurato. Per un attimo. Poi ha detto che ci ha pagato tutti quanti da bere. Sì, è vero. Sono testimone. Arriva dal palco centrale proprio, quindi Stefano stasera offre da bere a tutta Roma. E a tutta Roma, tutta Radio Roma Futura. Roma Futura e anche passata. Passata, pure a noi passata. Ci piace ricordare il passato. Sì, una domanda. Dici. Ma è la prima volta che vieni quest'anno alla festa dell'unità? No, questa no. No. Più di una volta. Sì. Sì, ma in passato pure sei venuto? Sì, sono. Nonostante proprio sia uno ma che vota Grillo. Ma io vengo qui perché no. Ma quindi non hai sentito il dibattito di Bettini? Purtroppo me lo sono perso e se fossi stato qua lo avrei anche rischiato forse. Esatto. Però cioè, non si dicono queste cose, cioè, siamo. Vabbè, dai ragazzi, su. Vabbè, no, però visto che tu sei un sostenitore di Bettini, se capisce da quelle tue dichiarazioni. Volendo Bettino domani, Craxi. Bettini Goffredo. Volendo domani ti puoi andare a riscortare il dibattito di oggi sempre sulla radio. Grandi, vedi? Questo hai studiato. T'ho fregato. Quindi domani posso fare un brindisi con te insieme, sì, con il prego. Microfono olè, è andata. Cercato, sono contento di essere qui, ragazzi, vi voglio bene a tutti e no, fammi fare sta domanda però. Ah, ancora non l'hai fatta. Dico, in passato ci sei venuta la festa dell'unità romana. Aspetta. Quindi a Caracalla, a la voglia tutti i giorni proprio. No, tutti i giorni no, però insomma mi si ricordano, ecco. Qual è la meglio, la location che ti è piaciuta di più? Questa? Guarda, questa ti devo dire forse va un po' più elaborata. Perché ci sono. Mi si era staccato. Esatto, qualcosa, ti sentivi vedi? Più. Vabbè, non fa niente, sentivo che era importante. Dicevo. Allora paga da bere pure lui. Però ragazzi, vi voglio dire, alla fine io vengo qui in amicizia e trovo sempre dei volti fraterni, no? Perché ti sono sommato. L'unico problema è che voti Grillo. Non è un problema. No, invece questo è un problema, ma pure no, grande. Ragazzi, dai. Mo voglio vedere Renzi in prima persona qua. Dai, su, parliamo di queste cose. Vabbè, comunque dai, infatti, vi voglio bene. Anche noi, non mi interessa adesso il colore politico. No, ma infatti non è un problema. Anche che noi siamo una radio. Ma poi, tutto sei somma, antifascista. Tu sei un PES. Quello allora proprio, a posto, sei benvenuto in questa radio. Posso dare un bacio, guarda. No, vieni qua. Mi sei sentito, dai. Aspetta. Ecco, eccolo qua. Vedi. Ecco. Mamma, dammi un po' quanto sei bella. Come ti chiami? Te scusa. Ah, scusate, wow, no, mi state cacciando. No, no, ci mancherebbe. Te stai troppo agitata però. Forse mi sto impadronendo. Senti, del mezzo web. No, no, ci mancherebbe. Vabbè, senti un attimo, io qua. Ma c'hai qualche No, no, aspetta le domande. Sì, la domanda che ti voglio fare è questa. Parti Rolling Stones che si stanno a sentire sottofondo come loop. Mi sento più, aspetta, qui sono bassi, alzati un po' in cuffia. Dico, fammi vedere questo mouse che si fa. Dico, un'altra canzone che vuoi sentire. Non lo so, mi verrebbe da pensare Black Sabbath a quest'ora perché c'ho un amico che oggi ha fatto il battesimo del figlio. E tu pensa, il figlio Jacopo, oramai è di gennaio, quanti mesi c'ha? E figlio di? De Marco. È di gennaio? Marco, è di gennaio. C'ha 6 mesi. E oggi abbiamo festeggiato il battesimo, l'hanno battezzato, è stata una scelta politica, vuoi non vuoi, insomma, in Italia è così. Bisogna farlo. E lui ha cresciuto il figlio a Black Sabbath. Che facciamo adesso? Non li mettiamo? Mo infatti stiamo caricando subito questa canzone e la mettiamo. Quale quella di Black Sabbath, è una sorpresa per te. Beh, mi stai a chiedere troppo. Chi sei tu, scusa? Chiara. Non ti preoccupare. Ma Chiara è famosa, cioè, è una la speaker della nostra radio, è famosa, sì. Mai visto da qualche parte? Ecco, ragazzi, io sono del Quadraro, però non so delle Brigate Zuzze. Che ne brigate voi delle Brigate Zuzze? Senti un po', no, invece te lo fa un'altra domanda che è un po' più seria. Sei da Roma o da Lazio? Io sono da Rifondazione. Di Rifondazione, ok. Da Pagnotta, se diciamo. No, sono da Roma, ecco. Ah, ok, se volevo. Invece un pensiero così, cosa ne pensi? Voglio sentire un grillino cosa pensa di quello che sta succedendo? Vabbè, un sostenitore, guarda. Tu sei come tu. Mettete voglio bocca, sentire Emiano, voglio sentire Emiano, Massimiano. Cosa pensa di quello che sta succedendo in Israele? Una domanda un po' più seria te ho fatto. Stai attento. Non posso rispondere a perché sta cosa. Perché su Grillo siamo passati. No, non siamo passati affatto. Però
Israele, raga. Cioè, mo, mi è stata a mettere in bocca. C'ho paura, sì, che risponda a sta cosa, perché in effetti. Vabbè, dai, allora. Ci stiamo a preoccupare. No, no, tu, cioè. Pensaci un attimo, manda una canzone, no, che hai scelto. Paura, ok. Allora, allora, se non sbaglio, hai scelto i Jefferson Airplane con Good Morning. Bellissima. Good Morning, non l'ho scelta, ma c'è sta tutta. Ok, allora, subito dopo Good Morning Vietnam, sì, Jefferson Airplane, grande. Che hai scelto tu, ci ricordiamolo. Water, infatti, mo, messo questa, però. Insomma, me ne devo andare. No, no, speriamo che quando rientri, sì, a voglia. Ma quanto fammi dare, se resto qua tutta. Che te dà, noi siamo volontari, tutti volontari. Allora, mandiamo sta canzone. Vai. Something happening here, what it is ain't exactly clear. There's a man with a gun over there, telling me I got to beware. I think it's time we stop, children, what's that sound? Everybody look what's going down. Battle lines being drawn. Nobody's right if everybody's wrong. Young people speaking their minds are getting so much resistance from behind. Every time we stop, hey, what's that sound? Everybody look what's going down. What a field day for the heat. A thousand people in the street, singing songs and a carrying signs. Mostly say hooray for our side. It's time we stop. Hey, what's that sound? Everybody look what's going down. Your life, it will creep. It starts when you're always afraid. Step out of line, the man come and take you away. We better stop, hey, what's that sound? Everybody look what's going on. We better stop, hey, what's that sound? Everybody look what's going on. We better stop now, what's that sound? Everybody look what's going on. Allora, torniamo in diretta. Ci ha salutato appena adesso il nostro già. Chiaro, il nostro nuovo amico. Già siamo rientrati in diretta. Già siamo rientrati. Ha tagliata? Sì. No, era al loop. Mannato il loop e poi l'ho fatto scendere. Questa sei pessimo, guarda. No, questa è come oddio, mi sono dimenticato come si chiama. Alberto Docet. Vabbè, scusami, sono un attimo. Cicco per terra. Vabbè, e cambio di un'altra volta, cambio di microfono. Cambio adesso di cuffia, Valerio di microfono. Noi. Valerio con noi. Valerio sì, on the voice. Eccoci. Un pilastro di Sounds Good. Sounds Good, oggi non è Sounds Good però. No, oggi è il salotto. Oggi facciamo no, salotto. No, per farvi sta cosa che ho fatto le trasmissioni con Lorenzo e oggi mi ritrovo con te. Chissà se prima della fine della festa vi trovo a tutti e due e faremo una trasmissione tutte e tre. Sicuramente, dai. Mazza, un gioco dei numeri, ho fatto due. Può succedere. Vabbè dai, potrà succedere, pure una cosa carina secondo me. Ma sì, sì. Non ti vedo particolarmente convinto sul computer. Ma no, dai. Okay. Allora. Oh, c'è gente. Ci sono dei cantanti. Nonostante la tempesta, vedi? Allora, signorine, prego, venite, dai. Non so che se che cantano?
Allora, Paura e delirio alla casa del jazz. Questo potrebbe essere un bellissimo film con Johnny Depp. Pietro mi guarda, c'ha la scena. No, oh, perché comunque questa dentiera di che è venuto a trovarci anche zio Pietro, quindi poi magari più avanti, che ne sai, una barzelletta. E niente, Lore, sì, Lore, vedi, poi non fa niente, dai, vale. Raccontami un po' quello che fate su Sounds Good per chi ci ascolta, quando andate in onda? Andiamo in onda il martedì a orario flessibile. Parliamo un po' di musica, 360 gradi, dai. Quindi parla pure di Tiziano Ferro? No, ancora non l'abbiamo incontrato. Allora sono 340 gradi. Ma manca un pezzo, eh? Non è proprio 360. 20 gradi. Eh? 180, è vero? Giù che arrivano queste notizie. Vabbè, comunque, sempre qui dalla festa romana, vedo che arriva molta gente, continua ad arrivare molta gente, anche se poco fa, circa un'oretta fa, ha fatto due gocce di pioggia. Pensavamo che fosse finita qui la festa, invece la gente continua ad arrivare. Ti piace questo posto? È diverso sicuramente dalle altre location, no? Eh sì. È un po' più, sembra meno festa dell'unità qua, devo dire. Però no, come meno io invece ti abito ancora comunque. Che te devo dire? No, guarda, cavolo, l'angolo questo qua della casa del jazz è molto festa dell'unità. Ah, è vero, la Caracalla. Perché Caracalla era tipo ex mercati generali. Salivi sopra, poi riscendevi, facevi tutti i giri così. Invece qua arrivi alla casa del jazz e te fermi. Poi se vuoi mangiare vai in mezzo a Viale della Tardiatina. Se no te ne vai. Se no te ne vai, infatti. È come la storia quando diciamo, no? Per poter ascoltare su Radio Roma Futura vai sul sito radioromafutura.it, vai sulla pagina Facebook Radio Roma Futura, o vai su Twitter con chiocciola radiolina Radio Roma Futura, oppure vai su Spreaker.com, cerchi Radio Roma Futura. O se non ci vuoi sentire, cioè non vai da nessuna parte, vuol dire che ci vuoi sentire, che la possibilità di sentire ce l'hai. Certo. Quindi alla fine è pure giusto. Al limite lascia perdere infatti, tutto. Infatti. E non lo so, dimmi tu, che vorremmo fare? Che te devo dire? Oddio, detto così pare brutto. Insomma, che dire? Dice, insomma, che dire a sto punto del programma? Difficile dire avanti, eh? No, ma più che altro perché vedo gente che qui ci guarda, commenta, e poi però comunque gli passi il microfono e si azzittano. Sì, perché giudicano male. So. Sì, giudicano. Le persone negative che ti stanno intorno. Sì. Infatti. T'abbassa nel morale, no? Infatti. Vabbè, allora a sto punto sai che famo? Però tu non ti allontani, rimani ancora qui. Sì. Al microfono. Mando una canzone, sì. Non so se ci puoi raccontare qualcosa su sto gruppo musicale. No, I Doors. Che non è Jim Morrison, è il cantante dei Doors, no? Come dice Francesca, il cantante di Black Sabbath. Che ci puoi dire sui Doors, se tu sei un esperto della musica? Sono un gran bel gruppo. Un gran bel gruppo, hanno fatto tante belle canzoni. Innovative. Che ne pensi di Jim Morrison? Ah, proprio un'analisi musicale sì, addirittura. Sì, perché io sono un fan dei Doors. No, falla te, cado fa io. Cioè. No, vabbè, vai. Visto che si parla di Doors, visto che insomma io e Frenny Loll conduciamo un programma sul cinema, ma vogliamo ricordare anche il film sui Doors. Ce ne sono due di film sui Doors. Il film dei Doors è quello con Val Kilmer. Ok, però quello c'è da dire che su quel film la famiglia di Pamela Carson ha fatto un po' di denunce, anche i cantanti, sì. I membri del gruppo ancora in vita non è che hanno ben condiviso il film di quel film. Beh, però c'è un altro invece che è documentario. Ah, beh, il documentario ok, quello non quello se ne parla. Quello la voce narrante di Morgan. Quello sì, me lo sono perso, lo conosco, l'ho visto, l'ho sentito, ma me lo sono perso. Quello è figo. Dovremmo guardarlo, vero? Io ho visto il film, il documentario, non me lo ricordo proprio, ma Morgan il cantante, che invece nella versione originale, quella americana, c'è Johnny Depp, la voce di Morgan. Bello! Sì. Sì, perché. No, sono proprio video girati da loro, poi se non sbaglio. Tu poi l'hai visto? Sì, montati, un bel film. Documentario. Sì, un documentario e racconta. Beh, io parliamo anche di documentari al cinema, quindi lo tratteremo anche in futuro, lo prenderemo nota. Infatti. Comunque siete proprio mosci stasera, guarda. No, ha parlato. Mamma mia. DJ. Mo' gli lasciamo il microfono, mo' parli solo tu. Sì. Vada, manco te sente, là. Che stai dicendo? Sei rimasto, parli da solo così, eh. Sì, è vero, sembra lo scemo. Vabbè, allora a quel punto facciamo così. Prima della trasmissione ho chiesto ad Alberto di scegliere una canzone e lui mi ha stupito, mi ha colto impreparato, pensavo scegliesse una canzone sudamericana e invece ha scelto i Doors con Light My Fire.
che poi la canzone che l'ha lanciati proprio completamente, che ha fatto il boom con Light My Fire. Chiedi l'Alberto perché ha scelto Alberto pezzo, no? Alberto, avvicinati un attimo, anche no, se tu fra un scherzavo. Po' devi... No, mo gliela voglio fare sta domanda, anzi la fai tu. Alberto. Dimmi. Non te devo fare la dichiarazione.